Buonasera a tutti, oggi parliamo di autismo ai tempi del coronavirus. È un argomento che volevo trattare da tempo e devo ringraziare particolarmente la dottoressa Lisa Modica che mi ha dato la possibilità di trattarlo adesso. Chiaramente non sono solo, cercherò di presentare gli ospiti che sono in collegamento con me, Vincenzo Cavaliere, che è il direttore sanitario del centro diurno per l'autismo Autos di Alcamo, poi abbiamo la dottoressa Caterina Caravello. E chiaramente la dottoressa, la psicologa che è Elisa Modica. In collegamento anche con noi due mamme, la dottoressa, la signora Antonella Stallone e la signora Vincenza Antista. Grazie a tutti voi per questa, diciamo, partecipazione a questa chiacchierata, ripeto, a cui io tenevo moltissimo, perché io come genitore mi sono posto varie volte, come nonno soprattutto, mi sono posto varie volte questo problema. Come le famiglie che hanno in casa un disabile, in particolar modo un ragazzo, diciamo, affetto dalla sindrome dell'autismo, possa, diciamo, vivere in queste condizioni così di ristrettezza. L'argomento, ripeto, vi devo ringraziare perché mi state dando la possibilità di affrontarlo. Allora, cominciamo chiaramente con il direttore Vincenzo Cavaliere. Direttore, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. E allora, cosa fate voi con il centro per l'autismo Autos di Alcamo? Allora, il centro è un centro che è attivo da circa 3 anni e che si interessa del trattamento, della presa in carico e del trattamento di ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico fornendo delle prestazioni professionali che sono, diciamo, erogate da vari tipi di professionisti nell'intento di migliorare le capacità personali e sociali dei soggetti che prendiamo in carico e che hanno un continuo bisogno, una continua necessità di supporto alla crescita da questo punto di vista. Le capacità relazionali, le capacità sociali, le capacità cognitive devono essere continuamente stimolate attraverso un supporto tecnico adeguato ed è quello che si fa in tempi, diciamo, di normalità. In questa fase in cui la contingenza ci ha impedito di la contingenza epidemiologica ci ha impedito di operare attivamente e direttamente sui pazienti, si è venuta a creare la necessità di continuare a fornire comunque un supporto ai pazienti, alle famiglie, e ci siamo attivati con un sistema con una modalità di smart working. Creando delle piattaforme in cui si è cercato di stimolare, fornire alle famiglie degli strumenti operativi attraverso cui le famiglie, diciamo in qualche modo vicariando l'intervento nostro, potessero continuare a fornire i giusti e adeguati stimoli ai ragazzi, quindi cercando di mantenere, no, un livello di compenso, il livello di compenso che essi avevano prima ancora della chiusura del centro. Sentiamo le famiglie per capire come hanno vissuto questo particolare momento che è ancora, diciamo, in corso. Allora, cominciamo con la signora Stallone, se è d'accordo. Sì. Allora, il periodo, insomma, ci ha trovati ovviamente un po' come tutti impreparati, non eravamo pronti né psicologicamente né fisicamente ad affrontare questa cosa. E soprattutto mia figlia, i nostri figli in generale, diciamo, ha avuto, diciamo, una difficoltà abbastanza elevata, perché ovviamente sono dei bambini che hanno delle abitudini, delle routine molto specifiche, per cui strappandoli alla routine così di botto, senza nessuna fase di passaggio, la difficoltà è stata enorme inizialmente. Quindi, insomma, le difficoltà ci sono state e noi genitori ovviamente non eravamo preparati ad affrontare questa cosa. Quindi, insomma, è stato un periodo un po' complicato per tutti.
Invece cosa dice la signora Antista? Io intanto volevo pregare poi Elisa Modica di prendere posto, perché abbiamo questa difficoltà, dobbiamo mantenere pure le distanze, anche se siamo, cioè loro perlomeno hanno questo tipo di problema, quindi abbiamo deciso di far intervenire una volta l'altra. Allora, intanto sentiamo la signora Vincenza Antista. Intanto buonasera a tutti. Sente bene l'audio? Se no sistemo Sì, qualcosa. apposta. Va Sì. bene, io la mia esperienza, allora, dopo un primo momento di smarrimento, ma credo questo sia stato per tutti, perché ovviamente non è stata una cosa facile per noi trovarci reclusi in casa. Io diciamo un po' meno per il lavoro che faccio, perché io sono purtroppo, ahimè, un'infermiera Covid-19, quindi mi sono ritrovata con un lavoro particolare e dovevo proteggere la mia famiglia, ma nello stesso tempo dovevo andare a lavorare. Quindi, diciamo che Vittorio, io parlo come mia esperienza, Vittorio era molto contento del fatto che stava a casa con i genitori H24, diciamo, non era particolarmente nervoso. Ma la difficoltà era farlo continuare con le terapie, ovviamente. E queste terapie, logicamente, per qualcuno di noi, io è da 10 anni, 11 anni che li faccio anche a casa, perché noi abbiamo per fortuna questi meravigliosi terapisti, sono specializzati in disturbi del comportamento, le psicologhe che comunque ci aiutano anche, non in un momento come questo, ma anche prima che succedesse, quindi ci danno anche delle indicazioni da eseguire anche a casa. E questo è stato bellissimo, non perdere questo, quindi ci siamo ritrovati sì un po' da soli in questa situazione strana, ma grazie a loro che si sono subito attivati, ci hanno subito, mandato dei materiali, delle cose da eseguire a casa, anche facili, anche da costruire, in modo che i nostri piccoli bimbi potessero continuare, anche se non nello stesso modo, però non perdessero le loro abilità. E io diciamo che ho lavorato moltissimo su questo, però essendo una mamma, diciamo, datata, dopo tanti anni ho anche attivato una autonomia personale. Cioè, mentre prima il bambino, il ragazzo, perché un ragazzo andava a scuola e quindi molte cose gliele facevo io, da questo momento che lui era a casa e anch'io H24, diciamo, a parte il lavoro, ho iniziato a farlo apparecchiare, a fargli fare delle cose che prima magari evitavo, cioè le facevo io, avevo fretta, e anche nel mettersi una cosa banale, il pigiama da solo, cioè che per un ragazzino di 14 anni, non modotato, dico io, è una cosa semplicissima, per noi mamme con questi bambini, diciamo, raggiungere questo traguardo non è così facile. E io sono veramente contenta di come si è evolta, cioè come è andata avanti questa cosa, perché questi terapisti non ci hanno abbandonato, non ci Però hanno lasciato. io devo dire per la verità che sono i terapisti che sono contenti di voi. Infatti questa trasmissione viene fatta anche perché loro intendono rivolgere un ringraziamento alle famiglie. Elisa, è vero, è questo quello che mi ha scritto in questa lettera, mi ha mandato un messaggio, mi ha scritto che voleva trovare un modo per ringraziare pubblicamente le mamme che sono state disponibilissime ad affrontare questo problema che si era presentato all'improvviso. Allora, Elisa. Sì, assolutamente. L'intento è proprio questo, è quello di ringraziare, appunto, come ben si è detto, le famiglie pubblicamente, perché sono state per noi. Allora, questo periodo anche per noi è stata una grande incognita, perché abbiamo, è vero, ci siamo riorganizzati, ci siamo riattivati, abbiamo organizzato l'equipe proprio per lavorare a distanza con le famiglie, cercare di supportarle, ma non ci aspettavamo né famiglie così tanto resilienti e né che
tutte le famiglie che seguiamo ci riuscissero a venire dietro con costanza, dedizione, anche con ironia, col sorriso, perché devo essere sincera, in tutti i momenti di colloquio queste famiglie hanno sempre questo viso così sereno, così sorridente, con tutto che è un periodo, questo per tutti, molto stressante, da sottolineare questo. E invece loro ci hanno dato forza e motivazione e noi abbiamo cercato di rimandare a loro la stessa identica cosa. Quindi questo voleva essere un momento pubblico, perché un momento, queste cose già noi spesso ce le siamo dette tra noi nelle varie video chat, nelle varie conferenze e così via, ma questo voleva essere proprio un momento pubblico dove noi ringraziamo le nostre famiglie, ma anche stimoliamo altre famiglie a lavorare nello stesso identico modo, quindi a prendere d'esempio che anche se la situazione può essere critica, può essere traumatica, ma comunque c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre la possibilità di lavorare insieme, unirci sia tra le famiglie che anche con noi terapisti, con gli specialisti e così via, fare gruppo in questo momento di, di crisi. No, volevo chiedere qualcosa di specifico, quale tecnica è stata adoperata, perché chiaramente questo intervento a distanza richiede, diciamo, delle tecniche particolari. Allora io dico, vorrei capire un pochettino come vi siete mossi. Assolutamente, allora intanto all'inizio, appunto, essendo una cosa, una modalità assolutamente nuova, abbiamo condiviso in equip quali potevano essere le strategie e le modalità migliori. Abbiamo quindi cominciato a lavorare su piattaforme e intanto per la condivisione dei materiali tra noi, con le riunioni d'equip direttamente su piattaforme, appunto come quella con cui stiamo interagendo adesso, quindi su Skype. Abbiamo suddiviso tutta l'equip, che è composta da 20 operatori, l'abbiamo suddivisa in piccole equip, e quindi ogni famiglia ha un'equip di riferimento composta da logopedista, psicomotricista, terapista della riabilitazione psichiatrica, psicologo ed educatore. Quindi c'è anche il maestro d'arte che comunque trasversalmente dialoga con tutte le famiglie, e sulla base di questo per ogni bambino è stato creato un piano individualizzato. Un piano riabilitativo individualizzato con degli obiettivi specifici proprio per questo periodo. Quindi noi abbiamo puntato innanzitutto a ridiscutere insieme sia il punto di partenza del bambino, quindi perché la terapia doveva cambiare. Sicuramente, come diceva ben prima il direttore sanitario, quando ci ritrovavamo al centro la modalità di lavoro in vivo, quindi in presenza, era completamente diversa. In questo caso abbiamo dovuto rimodulare gli obiettivi e renderli più a uso dei genitori. Poco fa ben diceva la signora Tremante, diceva bene poco fa sul fatto che lei stava lavorando sulle autonomie, e noi al centro abbiamo anche noi lavorato sull'autonomia, sicuramente a casa ha dato quell'in più, ha fatto da megafono, da amplificatore vero e proprio rispetto a un lavoro di tipo teorico pratico e magari era un po' più limitato, e quindi l'abbiamo invitata a focalizzarsi più su quelle abilità. Una curiosità, io capisco che l'interlocuzione principale con i genitori, però voi come siete riusciti ad attrarre l'attenzione dei ragazzi? Hanno dialogato con voi, ci siete riusciti, oppure si sono mostrati refrattari ai vostri input? Allora, sì, infatti, come dice bene il supervisore, questo potrebbero rispondere i genitori. Io per quello che posso dire è che tutti i ragazzi, nel momento in cui hanno rivisto noi operatori, devo dire che hanno avuto proprio quell'aggancio immediato verso lo schermo, e quindi siamo riusciti ad attrarli innanzitutto con le solite modalità comunicative che utilizziamo in presenza. Poi giustamente i genitori hanno avuto un ruolo fondamentale, quindi il momento iniziale è stato quello proprio di formazione ai genitori, dove in questo momento di formazione per noi il genitore non era altro che le nostre braccia, il nostro corpo, i nostri occhi e anche la nostra voce. Quindi noi abbiamo sì attirato i ragazzi davanti allo schermo, ma anche formato i genitori per poter lavorare per tutta la settimana, giorno dopo giorno, con i ragazzi. Allora, spiegando strategie, tecniche, sì. Diciamo, genitore, così diamo la possibilità, certo, alla dottoressa Caravello di prendere posto, di mettersi in posizione. Allora, cosa possiamo dire, signora Stallone? Allora, Maria Chiara ha reagito molto bene. Qualche cosa particolare che è successo in questo periodo?
anche sì, perché allora. Sia le difficoltà, sia le positività che avete potuto trarre da questa esperienza. Allora, devo dire che incredibilmente siamo riusciti a trarne numerose cose positive da questo momento. Innanzitutto la partecipazione, l'avevo fatto presente alla psicologa numerose volte, il fatto di metterci in gioco noi genitori stessi, devo dire che ci ha aiutato tanto, perché nella quotidianità, presi un po' dal lavoro, dalle corse, dalle routine, come dicevo poco fa, di questi bambini che vanno la mattina a scuola, il pomeriggio al centro, spesso ci perdiamo alcuni momenti di questi bambini e non riusciamo a seguirli anche al 100% come vorremmo e come potremmo. In questo momento invece ci siamo rimessi un po' tutti in gioco, abbiamo affrontato un attimino questo periodo e ci siamo un po' riscoperti con tutte le difficoltà che ci sono, per carità, perché quelle ci sono e ci saranno sempre e comunque diciamo le affrontiamo giornalmente. Però io ho imparato tantissime cose per gestire meglio mia figlia, alcuni comportamenti problema che questi bambini ovviamente in certi momenti hanno. Siamo stati seguiti e devo dire che questa cosa ci ha aiutato molto nella gestione della bambina. Maria Chiara, nonostante le difficoltà, devo dire che gli obiettivi e i traguardi sono tanti. La bambina, nonostante questa diciamo scossone che non è indifferente per una bambina con un autismo grave, devo dire che la sta affrontando egregiamente stiamo portando avanti, cercando di mantenere quello che aveva raggiunto al centro, perché ovviamente al centro si era fatto un lavoro durato anni e quindi sì. Ovviamente stiamo cercando facciamo di mantenere parlare anche, facciamo parlare anche che vedo che siete parecchio sì. Loquaci è una cosa meravigliosa, no, se posso no, per chi fa giornalismo è una fortuna, perché molte volte ci sono silenzi imbarazzanti, quindi è una fortuna. Quindi io volevo capire che rapporto hanno con i nuovi mezzi di informazione, di comunicazione i ragazzi, signora Vincenza. Allora, Vittorio... Cia, ecco. Ma Vittorio usa tanto comunque questo mezzo come il computer, il tablet, però non l'ha mai utilizzato in questo modo. All'inizio... guardava lo schermo con gli operatori che lo salutavano, ciao Vittorio, ciao. E all'inizio un po' è rimasto il primo giorno ovviamente, perché poi dopo è entrato nel meccanismo, ha capito benissimo che c'erano gli operatori con cui lavorava, che poi si crea fra di loro anche un affetto comunque, perché non sono solo operatori. Loro hanno un amore per questi bambini e noi, loro ringraziano noi, ma noi dobbiamo ringraziare loro per quello che fanno, perché proprio si vede nello sguardo dei nostri figli, e questo io lo devo dire. Mio figlio guarda questi operatori con i cuoricini negli occhi, e quindi diciamo che è andata benissimo e l'ha accettata bene. Ovviamente abbiamo un po' di difficoltà su fargli capire la mascherina, perché specialmente Vittorio, non so se l'altra mamma ha la stessa difficoltà, ma questa mascherina è un po'... Era una domanda che volevo fare successivamente, perché questo è un problema serio, spiegare di mantenere la distanza a bambini autistici è forse il problema più serio, oltre a tutti gli altri che si possono immaginare. Però io devo dire, prima di fare parlare la dottoressa Caravello, che questa emergenza forse si sta facendo riscoprire il piacere di essere non mamme, perché quello c'è sempre stato, ma delle super mamme, perché siete obbligate ad inventarvi anche diciamo, delle tecniche che prima non conoscevate sicuramente. Quindi diciamo, prendiamo l'aspetto positivo della pandemia, ecco, se ce ne può essere uno soltanto. Allora, dottoressa, cosa ci dice in questo ruolo di supervisore? Allora, c'è poco da, sì.
da visionare o in realtà, da visionare c'è tanto, perché è un piacere visionare questo gruppo questa equipe straordinaria. Quello che emerge e che traspare sin dall'inizio è proprio questa, l'essersi reinventati, la capacità al 100% dell'essere umano di riadattarsi e di risolvere il problema. Ma quello che io noto, io faccio colloqui con l'equipe, con anche i mini equipe, e quello che noto è la capacità di questi ragazzi di sperimentare ogni giorno novità, quindi utilizzare quelle, essere strategici il più possibile, e soprattutto quello che noto e sottolineo è l'amore che hanno non nei confronti del lavoro, ma nei confronti che hanno dei vostri figli, quindi di questi ragazzi, che è assolutamente reciproco. E il centro Autos continua a spendersi, e quello che mi piace è l'idea della famiglia, che continua ad avere un aggancio, che continua ad avere un supporto e che non, in nessun modo può essere abbandonata, quindi non ci ferma nemmeno la pandemia. Allora, facciamo riparlare il direttore, che abbiamo tenuto in disparte. Il direttore, se si avvicina. Aspetta, come sì. Votiamo. Però noto che il direttore si spalle, c'è un orologio fermo, lo dobbiamo attivare successivamente, perché noi non ci dobbiamo mai fermare. Nella parete c'è un orologio fermo. Nella parete. Infatti, ma quello che posso aggiungere è, ovviamente, oltre che al compiacermi, ecco, del report che quotidianamente ci forniscono le famiglie, da questo continuo feedback, questi andirivieni, no, di segnali positivi, è una considerazione rispetto anche alla, in qualche modo, alla futuribilità di questo atteggiamento operativo. Cioè è qualcosa che è nata da un'esigenza e che può avere, diciamo, in prospettiva futura anche una, come dire, una possibilità di essere mantenuta, perché tutto questo alimenta, rafforza il, come dire, l'impegno e lo rende più esteso da un punto di vista temporale. Dottore, lei sa cosa significa questo? Significa che il vostro lavoro potrà durare 24 ore su 24 ore. Questo è... Noi non ci siamo mai tirati indietro, abbiamo lavorato per Pasqua, Pasquetta, in questa fase ci siamo, diciamo, abbastanza spremuti, ma molto... Questa modalità di interreagire chiaramente ci mette in un mondo completamente diverso da quello che avevamo vissuto sino a qualche mese fa, perché apre nuovi scenari, quindi il contatto che poi cercavate con i ragazzi giornalmente, diciamo contatto anche fisico, di presenza, ora questo potrà essere prolungato attraverso lo smart working, chiaramente. Sì, sì, e che potrà essere in qualche modo mantenuto, cioè una funzione importante di cerniera fra l'operatività in sede, quando sarà tutto riproponibile in sede, e la continuità che ci può essere a livello delle famiglie. Aggiungo di più, egoisticamente per le famiglie, diciamo, è un fatto estremamente positivo, perché noi sappiamo le difficoltà che possono avere durante la giornata, possono trovare immediatamente un collegamento per avere dei consigli, e non è la stessa cosa il consiglio avuto tramite solo via telefono. Cioè, nel momento in cui il ragazzo, il bambino, ha difficoltà, perché ho capito che le età sono diverse, nel momento in cui si presenta una difficoltà, se il ragazzo si collega con voi, magari vi vede e supera quel momento di stress che lo condiziona in un determinato momento. Questo, certamente, anche questo. Questo però comporta anche un altro fatto, cioè che poi vi dovete aggiornare ancora di più.
L'aggiornamento è continuo, cioè gli operatori della sanità se non si aggiornano continuamente dopo un paio d'anni perdono di significato, quindi bisogna continuamente aggiornarsi, verificare le proprie competenze e misurarle con quella che può essere anche l'evoluzione dei quadri clinici che avviene, così direi quasi naturalmente. Quindi l'impegno è un impegno che c'è sempre stato e che continuerà ovviamente ad esserci anche in funzione di queste, diciamo, novità, queste nuove così, modalità di intervento. Approfitto io del fatto che la signora Antista è infermiera proprio per trattare questo argomento delle protezioni individuali che riguardano un pochettino tutti noi, ma nel caso specifico i ragazzi che presentano insomma, segni di autismo. Ecco, cosa si può fare? Cioè, qual è, può essere il meccanismo migliore per aiutare questi ragazzi? Come si fa a spiegare, perché ripeto, è un problema che mi sono posto, come si fa a spiegare che debbono mantenere le distanze, non debbono ricevere carezze oltre, se non solo dai genitori, perché lo sappiamo, i genitori non si possono sottrarre. Come possiamo spiegare tutto questo? Purtroppo lei mi sta facendo una domanda a cui io non posso rispondere, perché mi viene veramente difficile, perché Vittorio come autistico è un bambino al contrario, dico io, cioè lui vuole solo l'amore, gli abbracci e i baci. Le assicuro che per la nostra famiglia questo sta diventando, cioè mentre prima era la nostra gioia, e no, adesso non è che non è la nostra gioia perché c'è questo virus, però adesso è diventato un problema, al contrario di prima. Perché? Perché non si possono abbracciare più le persone, non si possono più baciare, quando Vittorio per lui è principalmente quello, la prima forma di contatto. Noi stiamo lavorando tantissimo su questo, abbiamo dovuto, io ho altre due ragazze, noi praticamente lavoriamo camminando per casa con le mascherine. Quando io torno dal lavoro, quando vado al lavoro, la stessa cosa mio marito, perché noi, io non glielo ho detto, ma anche mio marito è un infermiere. Non è doppio problema. Usciamo con la mascherina, entriamo con la mascherina, ma la prima cosa è di toglierla, gli diciamo no Vittorio, stai lontano, dopo ti bacio, guarda la mamma, mette la mascherina. E quindi andiamo subito a lavarci, se torniamo dal lavoro andiamo in doccia, in bagno. E diciamo, dopo aver sanificato almeno la persona, diciamo, quanto è possibile, riusciamo a abbracciarlo, perché non posso non farlo con Vittorio, non è una cosa fattibile. Io ringrazio veramente per questa testimonianza, ripeto che è difficile anche da raccontare. Anche mia figlia vive di sensazioni fisiche, quindi per mia figlia passa tutto per il contatto fisico e il dover spiegarle è un po' difficile, però stiamo cercando di abituarla gradualmente a... se non mantenere le distanze, diciamo cercare di abituarsi un po' a meno contatto. Purtroppo è la cosa più difficile che stiamo affrontando in questo momento, anche la gestione delle mascherine, perché ovviamente è difficile riuscire ad abituarle, quindi ci mettiamo a casa, facciamo 2 minuti, poi magari domani altri 3 minuti, cerchiamo di abituarli gradualmente per quello che possiamo ad adeguarsi. Però come diceva anche la signora, riuscire purtroppo a spiegare a questi bambini che vivono di contatto fisico, di sensazioni, emozioni in questa maniera, anche avvicinandosi fisicamente alle persone, mia figlia per dire ha sempre il vizio di toccare molto le labbra, il viso, gli occhi, perché lei riesce in questa maniera a comunicare meglio, e il fatto di doverle spiegare insomma che questo è un po' complicato. No. Il tempo purtroppo a nostra disposizione è terminato, però io volevo chiedere alla signora un'informazione. Voi avete fatto il tampone, voi fate gli infermieri? Noi sanitari, chi lavora al Covid-19 l'ha fatto tutto. Quindi da questo punto di vista perlomeno siete tranquilli, perché io ritengo che i tamponi li dovremmo fare tutti, ma soprattutto chi vive una situazione del genere, perché è chiaro che vengono meno molte volte le distanze che sono richieste appunto dal decreto del Presidente del Consiglio, questo. Però
l'argomento è troppo vasto, ci dobbiamo fermare, l'abbiamo esaurito in fretta. Se voi vi siete ringraziati a vicenda, io debbo ringraziare voi.